13 aprile 1808. Nasce a Firenze Antonio Meucci, l'inventore del telefono. Di condizione operaia, da meccanico teatrale e poi valente macchinista, si trasferì nella capitale di Cuba, L'Avana, dove lavorò al teatro dell'opera per quasi un decennio, fino al 1841. Nello stesso periodo ebbe la prima idea, realizzata in maniera rudimentale, di un apparecchio per trasportare la voce a distanza. Lo definì telegrafo parlante, poi telettrofono. Meucci si era trasferito a New York e a 50 anni, quando la tenacia e il grande sforzo compiuto lo conducono alla meta. L'invenzione, come la descrive lui stesso, consiste in un diaframma vibrante e in un magnete elettrizzato da un filo a spirale che lo avvolge. Il diaframma, vibrando, altera la corrente del magnete. Queste alterazioni, trasmettendosi all'altro capo del filo, imprimono analoghe vibrazioni al diaframma ricevente, riproducendo la parola. Dal 1860 al 1870, in condizioni finanziarie sempre più penose, cerca invano di raccogliere capitali. Raggranellando denaro dagli amici, riesce a farsi rilasciare il brevetto, che però ogni anno va rinnovato, pagando altre somme che Meucci non ha. Il 7 marzo 1876 è Alexander Graham Bell a registrare l'invenzione del sistema telefonico, poi definito il brevetto più prezioso mai rilasciato. In pochi anni la Bell Company diventa uno dei più grandi organismi industriali d'America. Dopo una lunga vertenza e molte perizie, la Corte Suprema statunitense dichiarerà definitivamente accertata la priorità di Meucci, ma è solo una vittoria morale.